Il documentario di Meghan Markle e del principe Harry ha esplorato le ricadute della duchessa del Sussex con suo padre. Netflix ha accreditato nella sua docu-serie Harry Meghan l'agenzia con cui Thomas Markle SNR ha messo in scena le fotografie dei paparazzi nel 2018. Mentre i titoli di coda scorrevano dopo la fine del terzo episodio del programma, l'agenzia di Los Angeles Coleman Rainer è apparsa nella sezione materiali d'archivio per gentile concessione di. Non è noto se la società fondata dai giornalisti britannici Mark Coleman e Jeff Rainer sia stata pagata dal colosso statunitense dello streaming per utilizzare le immagini. In vista del matrimonio reale del duca e della duchessa di Sussex nel maggio 2018, l'agenzia ha scattato foto del signor Markle mentre si allenava in pubblico, leggeva un libro intitolato Images of Britain, guardava le foto di sua figlia Meghan in un internet caffè ed era misurato per un abito. Mentre queste immagini dipingevano l'immagine sana di un padre che attende con impazienza il matrimonio di sua figlia, in seguito è emerso che il fotografo e l'ex direttore delle luci di Hollywood avevano messo in scena le foto. Queste fotografie e ritagli delle pubblicazioni britanniche che in seguito le hanno pubblicate sono state incluse nel documentario che esplora la storia d'amore di Meghan e Harry e le loro lotte come reali senior. Discutendo dei giorni di tensione prima del matrimonio, Meghan ha detto verso la fine del terzo episodio della docu-serie Netflix, la settimana prima del nostro matrimonio. Abbiamo ricevuto una telefonata dal nostro segretario per le comunicazioni congiunto. Ha detto, questa storia uscirà domani dicendo che tuo padre ha messo in scena le foto e ha preso soldi dalla stampa. Ha continuato, è stata la prima volta che ne ho sentito parlare. E ricordo che Jason Knauf, ha detto, devi solo chiamarlo e scoprire se è vero o no perché potrebbe essere davvero dannoso. H e io abbiamo chiamato mio padre. Ho detto, dicono che prendi soldi dai tabloid per mettere in scena le foto. È vero? Dice, no. Oh, 다시 하나 더